Vivere nella Roma medievale non deve essere stato affatto facile, soprattutto se pensiamo che per un periodo la città dovette affrontare anche un drago. Siamo nel IV secolo, all'epoca dell'imperatore Costantino, quando, secondo la leggenda, un drago che viveva in una grotta proprio alla base del Palatino, mangiava ogni giorno qualcosa come 5 o 600 persone e oltretutto appestava il centro città con il suo alito, che non doveva essere proprio profumatissimo. Per risolvere la questione, qualcuno si ricordò che qualche tempo prima Papa Silvestro, allora regnante, aveva già sconfitto un drago in un paesino vicino Rieti e allora si decise di chiedere Papa la sua disponibilità. Il Papa si dimostrò ovviamente ben lieto di aiutare la città a liberarsi da questo drago e pare addirittura che avesse ricevuto in sogno una visione di San Pietro che gli consigliava come fare. Il Papa quindi si incammina all'interno del Foro Romano, scende i 365 gradini che lo portano in fondo alla grotta proprio di fronte al drago e pronuncia lì una preghiera che ammansisce questo mostro e al quale viene poi legata la bocca con un filo che era molto sottile ma evidentemente resistente tanto da tenergli chiusa per sempre la bocca. Fatto questo, il Papa risale i 365 gradini della grotta e dichiara il drago sconfitto. Per ricordare questo evento miracoloso venne poi costruita nel foro la piccola chiesa di Santa Maria Liberatrice, che venne poi in seguito smantellata per riportare alla luce i resti di Santa Maria Antiqua. Una chiesa però dello stesso nome sopravvive nel rione Testaccio e sopravvive anche nello stemma del rione Campitelli, che è il rione all'interno del quale si trova il foro romano, la testa stessa del drago, che ricorda a tutti questo periodo così turbolento della città medievale.